sognavi tu. Quest'ultimo libro, La Speranza, entra in una serie di esplorazioni che ho fatto negli ultimi tempi. L'ottimismo, il coraggio. Ma forse per spiegare di cosa si tratta, anche perché è una domanda naturale quella che viene, ma che differenza c'è fra la speranza e l'ottimismo? In fondo un ottimista no, deve avere speranza. Allora perché fa un libro sull'ottimismo e uno sulla speranza? La speranza, in realtà, nella nostra tradizione è una virtù, addirittura una virtù teologale nel cattolicesimo. Quindi aveva un significato più profondo. E così l'ho presa io, in questo significato più profondo. Voglio darvi un esempio. Immaginiamo di tornare a 5.500 anni fa in Egitto. L'Egitto è stato da poco unificato, è ancora un paese relativamente povero, che comunque non è la grande civiltà egiziana fiorita. Bene, il faraone Cheope costruisce la grande piramide, delle tre piramidi, la più grande è quella di Cheope. Ora, che cosa rappresenta questa piramide? Che cosa fa il faraone nel costruire questa piramide? Cosa indica? Dico, indica non semplicemente ciò che l'Egitto è, indica un progetto di ciò che l'Egitto sarà, del significato che avrà questa civiltà. È un messaggio che manda a coloro che lo abitano e che lo abiteranno. Ne fa qualcosa di universale, lo proietta nel futuro, squarcia, diciamo, con il futuro per indicare una civiltà che non è ancora nata, che è nascente. Ecco, questo aprirsi del futuro, questo guardare al di là del contingente, non è l'ottimismo, questa è la speranza. Che io sono stato ottimista quando pensava al canale di irrigazione, ottimista nella guerra fatta contro i nubiani, ma quando concepisce la piramide non è semplicemente l'ottimismo che lo ispira, ma una visione del futuro, e la speranza è fondamentalmente costruzione del futuro. La speranza perciò non si contrappone alla sfiducia, si contrappone o al pessimismo, si contrappone alla disperazione. La disperazione è dell'ordine della certezza, non c'è niente da fare. Io sono in un letto d'ospedale, sono stato operato e a un certo punto sono convinto che non ho più nessuna via d'uscita. La disperazione è la scomparsa della vita, la disperazione è l'abisso. Poi mi arriva un medico, mi fa un sorriso, dice allora tutto è andato bene, domani la facciamo alzare, incomincia a mangiare. Adesso vuol dormire, mi raccomando, faccio un sonnellino. Questo improvvisamente, per un passaggio brusco, la disperazione scompare e diventa di nuovo possibile il futuro. È curioso, la speranza non è una certezza, è la disperazione che è una certezza. La speranza invece è un possibile, è un'apertura, come era un'apertura quella della piramide che indicava, no, al di là dei millenni, anzi dell'eternità, la permanenza della civiltà egiziana o il suo significato. Al suo messaggio. Un'altra cosa, la speranza va al di là della singola meta. Io mi pongo una meta e posso non raggiungerla quella meta. L'ottimismo mi dice, ah ma la raggiungi la meta, no? La speranza va al di là della singola meta, cioè puoi non raggiungere quella meta. Ma la speranza è qualcosa che fa saltare al di là della meta. Faccio un esempio, magari un po' tragico. Quando cade Gerusalemme, i romani prendono Gerusalemme, un gruppo di ebrei si rifugia nella fortezza di Masada e sanno che la guerra è persa, non è che non lo sanno che è persa la guerra contro i romani. Resistono per un tempo enorme, credo un anno giù di lì, finché a un certo punto le macchine romane arrivano a conquistare Masada e si uccidono tutti. Quindi certamente non erano ottimisti. Però in loro cerchio, che tipo di speranza esisteva e che li ha mossi a quella resistenza? Tanto la speranza che il loro sacrificio avesse un valore davanti a Dio, essendo dei religiosi, e la seconda che avesse un valore per il loro popolo, un significato per il loro popolo. Ecco come la speranza si lega all'ideale, si lega a tutto ciò che trascende, no? La singola meta particolare dell'individuo. Quindi io posso essere sconfitto, posso essere diventare pessimista in questo momento, ma pur ugualmente avere questa visione a lungo termine che riscalda il cuore, che dà un senso alla vita individuale o collettiva. E che io la speranza la vedo, la descrivo in questo modo,
E allora, essendo fondamentalmente una virtù del futuro, è anche a sua volta appoggiata a delle virtù. Siamo nell'ordine delle virtù. La speranza ha bisogno di sostegni, diciamo così, virtuosi. Io, se voglio costruire, perché essendo una virtù del futuro, voglio costruire un futuro, devo essere in condizione di correggere i miei errori. Quindi perlomeno richiede la capacità di autocritica, l'umiltà per riconoscere i tuoi limiti. Richiede il coraggio di fare e contemporaneamente il coraggio di accettare la sconfitta, come gli eroi di Masada, che hanno accettato la sconfitta, ma perché c'era una meta più importante dopo. E richiede una capacità che pochissimi hanno, richiede la capacità dell'obiettività, del saper discriminare non solo ciò che è possibile e ciò che è impossibile, curiosamente, che non è semplicemente, ma anche arrivare ad un giudizio più equanime, a vedere le cose dal punto di vista degli altri, perché non si costruisce nulla di lungo termine se non si tiene conto anche di questo. C'era un altro aspetto che mi sembrava sottolineato. Grazie, nella psicanalisi i sogni a coperti erano considerati negativamente. Freud ha molto importanza al sogno notturno, sogno a occhi aperti, una fantasia così. Chi è stato a valorizzare i sogni a occhi aperti è stato il filosofo Ernst Bloch, che ha dedicato una parte del suo primo libro, Prinzip Hoffnung, il principio speranza, i sogni a occhi aperti. Perché in realtà i sogni a occhi aperti hanno tanti livelli di profondità e di significato, sono legati alla speranza, in questo senso. Vabbè, alcuni sogni a occhi aperti sono un modo per evadere dalla realtà. La realtà è spiacevole, io immagino un mondo immaginario per cui io mi dimentico dove sono, vivo in un altrove felice, è sempre un futuro, è sempre un futuro, quindi è sempre che fare col futuro, quindi ha sempre un senso. Poi ci sono delle persone che fanno sogni a occhi aperti, nel senso che fanno dei progetti esagerati, dei progetti realizzabili, sono delle fantasie poco consistenti, è un passo in avanti, se vogliamo, rispetto alla pura evasione, ma poi non c'è dietro una capacità reale di costruire, perché appunto poi occorre l'azione, occorre la costruzione razionale, occorre un'attività, la speranza è soltanto un vago sperare, poi è un fare, no? E finalmente vi sono anche delle persone, vi sono poi tanti gradi intermedi, poi però vi sono anche delle persone che accanto a questa capacità di immaginare il futuro, di vedere il futuro, poi mettono in atto, hanno una fantasia creativa, un'abilità, un coraggio, una dignità, una forza, un impegno, tutte le cose che servono per fare le cose di questo mondo, per cui poi in parte portano, almeno in parte, nessuno mai riesce a realizzare tutto nella vita, a compimento questo sogno. Ecco perciò che sono il sogno a occhi aperti, quindi incomincia come sogno aperto, io immagino di, io sogno di, e poi alla fine però quel sogno in parte lo realizzo. E d'altra parte, la stessa ricerca scientifica, la stessa scoperta scientifica, o sono scientifica, anche un compito, danno un compito in classe a uno studente, gli danno il compito di matematica, no, e trigonometria, quelle cose, se tu non hai speranza di risolverlo non incominci neanche. Oppure ti danno un tema, allora incominci a vagare con la mente da una parte e dall'altra, non sono in fondo i sogni occhi aperti. O se devi risolvere un problema sociale, economico, incominci a fantasticare, di parlare con questo, con quell'altro, incominci con i sogni occhi aperti. Poi un sogno, confrontando i diversi sogni occhi aperti con le sue possibilità, arrivi un momento in cui quello diventa un progetto d'azione che poi si realizza. La speranza appare non soltanto come la precondizione della vita. Cioè, noi se non avessimo speranza, noi non vivremmo, non faremo niente, noi incominciamo niente. Io non sarei qui a parlare, no, davanti a questa telecamera se non sperassi che qualcosa passa o dico qualcosa di sensato. Fossi convinto che dico solo stupidaggini inutili, smetto, vado via, anzi resto a casa, neanche vado a casa perché sono già a casa. Quindi ci vuole, in qualche modo è la precondizione della vita e dell'azione, ma è anche la condizione dell'immaginare, la precondizione dico del fantasticare cose possibili e quindi in fondo della creatività e della invenzione. Ecco, questa è la dimensione della speranza. Vedete che non basta l'ottimismo, è molto di più in questo caso la speranza. E quindi lo studio di queste qualità, di queste virtù, di questo insieme, mi pareva forse rendesse giustificabile un libro.
E voglio finire solo con un aneddoto, poi ho finito. Quando Alessandro Magno ha partito per la conquista dell'Asia, ha dato via tutti i suoi beni, tutti, assolutamente tutto, terre, case, diritti di dogane, ha distribuito, è andato via senza una lira, oggi diremmo, non so che tipo di moneta ci fosse in Grecia, tutto, alla regalata degli amici. E a questo punto Perdicca, uno dei suoi generali, dice: ma senti Alessandro, ma non tieni per te proprio niente, neanche come ricordo? Come non tengo proprio niente? Per me tengo la speranza. Ora, in questo caso la speranza che cos'è? Vedete che è una visione. La speranza è la visione, non solo la speranza di vincere, perché in Alessandro c'è ben di più della speranza di vincere. C'è la speranza di fare un grande crogiolo dei popoli dell'Asia e della Grecia, di estendere la civiltà greca in Asia e contemporaneamente di portare quella asiatica in Grecia, di costruire l'ecumene. Il grande sogno di Alessandro era un impegno ecumenico che infatti in parte si è realizzato, soltanto sul piano linguistico e culturale, poi lui è morto, poi si è diviso l'impero, ma in realtà è diventata civiltà greca fino alla Bacteriana, fino ai confini dell'Indo, Milinda, no? Il re Milinda, Milinda Gita, nel dialogo di Milinda col Bramine, era Melandro, era greco. Quindi questo sogno in qualche modo, ecco, lui stesso, nelle sue parole, la chiamava speranza. E mi sembra che con questo un po' il mio libro l'ho presentato. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna ragazzo,